Carissimi Catechisti delle Crescime, Abbiamo con voi parlato finora della parte iniziale di come si può cominciare un cammino di crescima ed è importante cominciare dallo Spirito, dal perché abbiamo bisogno dello Spirito, da cos'è la crescima. Abbiamo poi girato degli altri video sui sette doni dello Spirito Santo ed è il tema che è adatto per la fine del cammino, per gli ultimi momenti, gli ultimi mesi prima della celebrazione. Ma qual è l'itinerario che sostiene poi e struttura tutto quanto il tempo? Con i video che seguono, a partire da questo vogliamo parlarvi di una triade, fede speranza. E carità, che pensiamo possa essere veramente molto preziosa per strutturare questo itinerario e capace di eh, mettere tante cose interessantissime. Innanzitutto, è una struttura, è come una spina dorsale. Eh, I ragazzi sono abituati a essere molto frammentari, a volte anche noi catechisti lo siamo, passiamo di palo in frasca. Serve una struttura, qualcosa eh, intorno alla quale si eh, possono collegare tante cose e proviamo a mostrarvi perché, proprio, fede, speranza e carità sono una struttura adattissima per. Per questa età e proprio per il cammino della confermazione. E innanzitutto mi piace dire che sono un momento di discontinuità: i ragazzi, eh, rispetto al cammino delle elementari, delle comunioni, hanno bisogno di una discontinuità di fatto. Per esempio, eh, nelle parrocchie grandi è bene che passino una messa animata dai giovani, mentre ai bambini gli piace muovere le mani, fare i gesti, i ragazzi odiano questa cosa, cioè sono probabilmente diversi. Noi ci accorgiamo subito: serve una liturgia che ha uno stile eh, da grandi, da giovani, hanno bisogno di cominciare ad animare l'oratorio di avere delle attività di servizio, ma anche l'itinerario che noi proponiamo deve essere diverso. Mentre da bambini amavano di più le cose più oggettive, la storia della salvezza, il cuore della fede, ora ho bisogno di capire che cosa cambia in me se credo, che cosa cambia in me se spero, che cosa cambia in me se vivo la carità cristiana, che cosa il Vangelo cambia. La necessità di uno schema che struttura il cammino eh, lo posso eh, testimoniare anche per esperienza. Tantissimi viceparroci, tantissimi giovani preti mi chiamano e mi dicono: Don Andrea, ma qual è l'itinerario adatto per un cammino di cresima? È proprio una domanda perché abbiamo perso questa capacità di strutturare le cose e dare un ordine in maniera che sia eh, bello, sia progressivo, sia consecutivo, sia, sia un unitario, sia armonico l'itinerario. Tra questi sacerdoti che cercavano un cammino per la cresima, ero anch'io. Eh, abbiamo fatto esperienze anche molto belle con i doni dello Spirito Santo, i frutti e altri programmi, gli atti degli Apostoli, però sentivo la mancanza di qualcosa che desse unità a tutto il percorso e Don Andrea propose fede, speranza e carità. Riflettendo su questa proposta, una cosa che mi è balzata agli occhi fu il fatto che compare tantissimo la triade fede, speranza e carità nella scrittura, mentre i doni dello Spirito Santo e i frutti si trovano in un versetto ciascuno della Bibbia. Fede, speranza e carità, dal primissimo scritto del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, compaiono come espressione della esistenza cristiana. Cos'è vivere da cristiani? Vivere credendo, sperando e amando. Si trova anche questa triade in alcuni testi altissimi, Romani 5 o anche Prima Corinzi 13, dove si conclude dicendo: tre sono le cose che rimangono, fede, speranza e carità, di tutte, la più, più grande, la carità. La seconda cosa che mi colpì fu il fatto che questa triade dice esattamente ciò che vorremmo annunciare a questi giovani, cioè cosa fa lo Spirito Santo in noi, come cambia la nostra umanità e realizza questo miracolo che si può dire con queste tre parole, fede, speranza e carità. Mi piace l'idea dello schema perché credo sia importante che i ragazzi abbiano un riferimento che li richiami costantemente al cammino che vanno percorrendo. Però fede, speranza e carità non rischiano di, essere, di rimanere dei concetti astratti per loro. Come possono rispondere a quelle che sono le domande dei ragazzi di questa età? Grazie Daniela. Abbiamo scoperto che queste tre parole, queste tre realtà, si collegano molto bene in realtà a... Alla vita di questi ragazzi, alle loro domande e aspirazioni più profonde, più grandi. Le abbiamo collegate alla conoscenza, al desiderio e all'amore. Iniziamo dalla conoscenza. Gran parte della vita dei ragazzi è passata a scuola, conoscendo, imparando. In realtà desideriamo conoscere non soltanto informazioni, tutte le cose che uno può imparare a scuola, ma in tutto quello cerchiamo la verità. Cerchiamo di conoscere noi stessi, conoscere gli altri. In fondo si scopre che questa conoscenza ha come orizzonte il desiderio di conoscere Dio, di conoscere ciò che è vero e ultimo. E in questo spazio che andiamo esplorando con loro annunciamo la fede che ci dona la conoscenza di Dio. Poi vi è il desiderio. Desideriamo tutto. È una forza che scaturisce continuamente dal nostro cuore, desidereremo tutto, però ci scontriamo con limiti, fallimenti, delusioni e inoltre dobbiamo affrontare scelte che mentre vorremmo tutto dobbiamo scegliere in modo sempre limitato. E questo è un, uno scacco, un paradosso che i ragazzi possono sentire, sperimentare nella loro vita. Di fronte a questo gli annunciamo una speranza. Una speranza per un compimento di questo desiderio, inaspettata, che viene dal cielo, diversa da quelle che offre il mondo. Infine c'è l'amore, una realtà che sperimentiamo in diversi ambiti della nostra vita, nell'amicizia, lo sperimentiamo nel, nella famiglia, nell'ambito familiare, lo sperimentiamo nel, nelle cose che facciamo, nell'innamorarsi. Forse è la cosa più bella, dove più risplende questo desiderio di felicità che nel nostro cuore, ma è anche l'ambito in cui vi sono le sofferenze più profonde forse. No? Le, le amicizie con gelosie, tradimenti, i problemi nella famiglia, sembra quasi impossibile ed è un problema che non riguarda solo ciò che è esterno a noi, ma anche il nostro cuore. Noi desideriamo amare, vorremmo amare con tutto noi stessi, ma poi ci scontriamo con una grande paura, la paura di perderci, di soffrire. Di, di rimanere delusi, di rimanere vuoti. Ed ecco che in questa situazione che esploriamo con loro annunciamo l'amore di Dio. Gli annunciamo un amore che è più forte di tutto, che vince la paura e che rende possibile l'amore e la felicità che desideriamo. Ecco, abbiamo trovato che strutturando così il percorso, partendo proprio da, da loro, dalle loro aspirazioni e, e desideri e dai loro Interrogativi più grandi, l'annuncio di fede, speranza e carità diventa molto concreto e una risposta reale a una domanda che è in loro. È importante, secondo me, che noi catechisti ci rendiamo conto che questa triade viene proprio livellata in basso dalla nostra cultura. E' come se si pensasse che i ragazzi non gli interessa niente conoscere, non hanno nessun desiderio importante, in realtà sull'amore hanno già imparato tutto, sanno fare tutto, no? Se uno gli sta veramente vicino ai ragazzi, si accorge che loro in realtà veramente desiderano conoscere. Per esempio, capiscono subito che non basta la conoscenza matematica, che è bellissima, sebbene la matematica sia anche molto difficile. Come si fa a conoscere il bene? Eh, Einstein diceva è facile conoscere l'atomo, è difficile, ma è facile conoscere l'atomo. Ma poi dopo è bene usare l'energia atomica, sì o no? Serve una conoscenza del bene, di ciò che veramente vale nella vita. Pensiamo alla conoscenza dell'amore, dell'amicizia. Come faccio a conoscere veramente l'altro? Conoscere veramente me stesso. Io sono veramente interessato a conoscere. Pensiamo al desiderio: i nostri ragazzi, come noi grandi, siamo sempre insoddisfatti, ci manca sempre qualcosa. E uno potrebbe dire: Sei viziato, ti manca qualcosa, eh, sei viziato, vuoi sempre di più, no? In realtà, noi sappiamo che ci mancherà sempre qualcosa finché Dio non sarà dentro la nostra vita. Avessimo tutti gli oggetti di questo mondo, non ci basterebbero, perché non ci possono bastare. Aiutare un ragazzo a capire che ha un desiderio più grande che nessun oggetto e neanche nessuna persona umana potrà mai colmare è interessante tantissimo, per lui anche lo, lo acquieta con i suoi desideri e gli fa capire cosa gli manca. E pensiamo all'amore. I nostri ragazzi non hanno bisogno solamente di imparare cose tecniche sull'amore. Vogliono sapere se esisterà l'amore vero, se il loro amore vive per sempre, mettono i lucchetti dappertutto, scrivono mai per sempre nelle frasi: ti amerò per sempre, non ti dimenticherò mai. È veramente possibile un amore che vince la morte? O tragicamente gli adulti hanno ragione quando dicono ma non ti sposare perché tanto l'amore fallisce? No? Non appena si parla loro di questa, di questa domanda sul futuro del loro amore, c'è un interesse. È mostruoso perché questi sono i problemi di tutti quanti noi veri. Proprio rispetto a quanto sta dicendo Don Andrea, volevo farti una domanda. Sappiamo che è importante che la catechesi poi incida sulla vita dei ragazzi e allora volevo chiedere come cambiano i ragazzi alla fine di, per di questo percorso, come cambia il loro cuore. Sì, Daniela, si tratta proprio di arrivare a una vita nuova. La vita in Cristo, la vita cristiana a cui l'iniziazione cristiana che facciamo dovrebbe introdurre i ragazzi, no? dovrebbe condurli. E per cui su queste tre vie di fede, speranza e carità, la seconda parte è dedicata proprio a come è cambiata la vita dalla fede e così via. Cosa avviene quando uno riceve il dono della fede, quando lo Spirito Santo ti dona la fede? Avviene che tu puoi avere una conoscenza di Dio che non è solo astratta, nozionale, sapere che Dio esiste, ma avere un rapporto personale con Dio, un rapporto da amico vero, profondo, scoprire che Dio è tuo padre, vivere da figlio di Dio. E questo concretamente poi si aiuta i ragazzi a viverlo nel rapporto con la parola di Dio, in cui Dio come un amico e come un padre ci parla, illumina i passi della nostra vita. Sentire che questa parola è la cosa più affidabile, più profonda e più vera che ci può guidare. La preghiera in cui questo rapporto con Dio rimane vivo tutti i giorni, si approfondisce, cresce e si sente. Così anche sulla via del desiderio ci troviamo di fronte a questo stallo di cui parlavamo, che noi desideriamo tutto, vorremmo tutto e in realtà ci scontriamo con i limiti della scelta e della nostra vita e dei fallimenti. In questo il mondo offre una speranza. Offre i soldi, l'affetto, il successo, che in realtà sono magre speranze, elevano la vera speranza. Con noi gli annunciamo qualcosa di diverso, una speranza che scende dal cielo, che Dio ci dona. Cos'è questa speranza? Che la nostra vita, il nostro scegliere, la volontà che noi abbiamo non è sola, che Dio vuole qualcosa per la nostra vita, che Possiamo scegliere in dialogo con Lui cercando la sua volontà e che in quella volontà troveremo il tutto che desideriamo, anche se la nostra vita poi concretamente è limitata. Ma è tutto, è parte di un disegno di salvezza in cui abbiamo un ruolo insostituibile. Questo si vive concretamente poi giorno per giorno, un passo alla volta, seguendo Cristo, la seguela di Cristo, da una grande certezza, sicurezza e serenità ai nostri passi, ci dà come la garanzia che tutto andrà per il bene. È un'ancora del cielo, che cioè, se noi siamo aggrappati a Cristo, no? le cose andranno per il cielo, per il paradiso. Dice il Salmo 23, anche se camminassi per una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Questo è il grande dono della speranza cristiana, no? che cambia la vita da serenità profondissima. Infine vi è la via dell'amore. L'annuncio dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio per ognuno di noi cambia la nostra vita, dona gioia, pace. È quell'amore che permette di andare oltre noi stessi. Lo Spirito Santo infonde nel nostro cuore l'amore di Dio. E permette di amare senza paura, oltre le nostre forze, di amare perfino i nemici. In questo, la, la vita che viene annunciata e che si inizia a sperimentare non dipende tanto da un grande impegno, da un grande sforzo, ma dall'accoglienza dell'amore di Dio. Di questo possiamo avere esperienza, ed è importante averla nella Chiesa. In questi anni, possono avere esperienza della comunità cristiana, in cui vi è una unione che è dono del cielo. Non è semplicemente la comitiva, l'amicizia, per quanto bella, che ha un suo tempo, no? eh, ma è un dono eterno. A volte sembra che questa comunione della, della comunità cristiana, della vita cristiana, sia meno forte. Sentimentalmente lo può essere in certi momenti, ma si scopre che è stabile, profonda, duratura, dolcissima, che dà una gioia piena, perché non viene da noi, viene dal cielo e si vive. Nella, nella chiesa, nel servizio, nella vita liturgica insieme. Ci sono dei documenti di riferimento per i catechisti che vogliono preparare questo cammino? Sì, certo. La prima cosa, la più bella, la più ovvia che i catechisti possono fare è quella di riprendere le tre ultime grandi encicliche, le due di Papa Benedetto e quella di Papa Francesco. La prima è Deus Caritas Est, dove eh, si insiste sull'esigenza che noi abbiamo di amare, anche l'eros, il desiderio dell'altro, del rapporto, e si insiste sul fatto che il nostro amore deve essere guarito, ha bisogno di una luce, di una salvezza, di un'illuminazione, per essere esattamente se stesso. Nella Spessalvi di Papa Benedetto, sempre, il Papa ha insistito sulle speranze che ci muovono: senza speranze non faremmo niente, non avremo desideri, non andremo da nessuna parte. E l'enciclica dice che noi abbiamo bisogno di tante piccole speranze: lavorare, studiare, fare gli esami, avere degli amici. Ma in realtà queste piccole speranze, vengono date piccole speranze, sono illuminate dalla grande speranza che, dice il Papa, porta il nome di Dio. Perché se io faccio nascere un bambino, ma poi la morte vince sul mondo, il mio bambino non è una vera speranza, la grande speranza è Dio dà senso alla vita eh, di un bambino, alla vita dell'amicizia, all'innamoramento, allo studio. No? Sono le speranze grandi e piccole che si illuminano reciprocamente. La speranza grande lancia nella vita della, de delle scelte, dell'azione. E poi c'è l'Umen Fidei, l'enciclica di Papa Francesco, scritta a quattro mani, come si dice. Lì si usa una, un linguaggio simile. Ci sono tante luci nella vita. Abbiamo bisogno della luce del matematico, del dentista che ci guarda in bocca, del, del medico che ci cura. Abbiamo bisogno della luce di una guida per andare a visitare un posto. Ma abbiamo bisogno di una luce che illumina l'intera esistenza, che dà senso a tutta quanta la vita. E Papa Francesco dice che questa, questa luce che sola illumina la vita è la fede. A partire da quella luce, tutto trova senso, trova posto, trova la sua collocazione. È la prima cosa che suggeriranno i catechisti. Nei prossimi tre video affronteremo una per una le tre eh, vie convergenti della fede, della speranza e della carità.